Con Pierluigi Pardo di Sport Mediaset, l'Italia ha appena lasciato Mangaratiba, 10 giorni è durato il mondiale, perché secondo te? Perché abbiamo sbagliato tutto, abbiamo sbagliato dal punto di vista fisico, mi è sembrata una squadra sulle gambe, dal punto di vista delle scelte di Prandelli mi è sembrata una squadra molto confusa, e i giocatori che dovevano fare la differenza non l'hanno fatta. C'è stata un po' di sfiga e un po' di sicuramente l'elemento arbitrale, insomma, con l'Uruguay, secondo me 11 contro 11 la partita la potevi pareggiare, andavi agli ottavi e poi ti mettevi una mano sul cuore e un segno della croce prima di giocare con la Colombia. Questi siamo, insomma. Colpevolista o innocentista su Balotelli? Colpevolista, ma non perché ha ragione Galliani quando dice che sicuramente è stato l'unico degli attaccanti che ha segnato, però è anche vero, l'unico degli attaccanti che ha giocato sempre titolare. Il punto è sempre lo stesso: se Balotelli fosse un giocatore normale, un giocatore senza questa attenzione mediatica, ma anche un giocatore meno a caccia lui stesso del consenso e della mediaticità, allora diremmo che non ha fatto né male né bene, perché non è che prende 4 in tutte e tre le partite. Nella prima diciamo che prende 7, nella seconda e nella terza sbaglia, quindi poi la media algebrica delle tre partite è certamente non buona, ma non catastrofica. Però da uno come lui, che dovrebbe essere la differenza dal quale ti aspetti che ti trascini, non è stato un crack, c'è poco da fare. E siccome tutte le volte noi ci aspettiamo sempre che ci sia questo famoso Big Bang di un giocatore che esplode in positivo, in questo momento non arriva mai. C'è stato anche l'europeo, dal quale è uscito da trionfatore, ma l'europeo di Balotelli è stato, io lo voglio ricordare, ma non per cattiveria, è stata una partita eccezionale, da fuori classe assoluto, ma è stata una partita, quell'europeo l'aveva cominciato malissimo. Quindi io spero sempre, tifo per lui, spero, è un talento, è un patrimonio del nostro calcio, però mi sembra che il rapporto fra contributo che ha dato e problemi che ci sono stati non sia positivo. E perché secondo te Cassano, che era arrivato sull'onda dell'entusiasmo, poi alla fine non ha trovato spazio, o comunque solo a partita in corso? Perché ha scelto così Prandelli ha scelto Balotelli, non si fidava dell'equilibrio che c'era in mezzo al campo, quindi ha scelto una punta sola nella prima partita, e nella prima partita, insomma, anche adesso non possiamo rimangiarci quello che abbiamo detto giorni fa, la squadra aveva dato una sensazione di essere molto coperta e molto. Poi però il disastro è stato Italia-Costa Rica. Italia-Costa Rica, io credo che se tu metti Cassano all'inizio del secondo tempo, magari puoi non metterlo, ma se lo metti all'inizio del secondo tempo devi dargli la possibilità di giocare per un po' da seconda punta. Invece dopo 10 minuti gli ha messo Insigne a sinistra dalla sua zona, poi ha messo Cerci. Insomma, Cassano secondo me una occasione la poteva meritare, o forse non la meritava, ma allora a quel punto era meglio se stava a casa, insomma. Farlo giocare praticamente sempre fuori ruolo, anche contro l'Uruguay, è entrato per fare un lavoro che non è suo, ed è entrato per fare un lavoro che non è suo perché alla fine non c'erano più cambi, e non c'erano più cambi perché Prandelli, violentando la sua stessa idea di fondo, aveva giocato con Immobile Balotelli, che poi fino a ieri dice: perché non lo dicevate? Io l'ho detto varie volte che Immobile e Balotelli non mi sembrava una coppia, mi sembrava una soluzione abbastanza assurda, però poi sembra che vuoi portare sfiga, allora, e poi speri sempre del bene, ci mancherebbe altro, sono due buoni giocatori, potevano fare di più, ma non è una coppia. Immobile ha bisogno di un giocatore che Immobile è una punta all'area di rigore, ha bisogno di un giocatore che gli dia gli assist. Era perfetto con Cassano, ma anche con Insigne poteva andare bene, o anche con Cerci poteva andare bene. Balotelli è un giocatore che fa reparto da solo, l'ha fatto molto bene con l'Inghilterra, ma che difficilmente, secondo me, poi voglio dire, se si discute al Milan da mesi su se deve giocare o no con un'altra punta, non mi pare che la soluzione sia così pacifica. Chiudo chiedendoti da chi e da cosa si riparte secondo te? Ci penso, si riparte allora, Verratti ha dato uno squarcio di luce, nel senso che nel giorno dell'addio alla nazionale di Pirlo, al di là del fatto che Pirlo per come sta secondo me potrebbe giocare ancora, però ha preso questa decisione, vedere nella stessa partita Verratti giocare comunque con quella personalità ci dà un po' di speranza. Poi si riparte, secondo me, si riparte da un progetto nuovo, si riparte da una vecchia guardia che ancora tiene, che ancora qualcosa può dare, e da un gruppo di ragazzi che devono crescere. Io non credo in assoluto che il calcio italiano sicuramente non è una fase positiva, ma questa squadra è arrivata in finale all'Europeo 2 anni fa, si è qualificata comunque senza grandi problemi,
ha fatto quell'errore lì con l'Armenia, altrimenti sarebbe stata testa di serie, probabilmente sarebbe andata avanti. Non dobbiamo farci prendere dal panico esagerato, si vince e si perde. Qui è stato sbagliato tutto, compreso il ritiro con le mogli. Insomma, quello che abbiamo sentito in questi giorni è una confusione, un tutti contro tutti che non è accettabile. Quindi si riparte dai giovani dell'Under 21 che stanno venendo fuori bene, si riparte dal talento di 4-5 giocatori un po' in su con l'età, ma insomma diciamo ancora nell'età di De Rossi, nell'età di Barzagli, ancora questa generazione di mezzo che ancora qualcosa può dare, e si riparte con serenità cercando di fare una rivoluzione nel nostro calcio. Da questo punto di vista è veramente, bisogna fare chapeau, due dimissioni in un giorno sono il record italiano di sempre, cioè l'idea che in questo paese ci siano delle persone che si dimettono, cioè gente che non si è dimessa per fatti ben più gravi. Da questo punto di vista, onore a Prandelli e a Bete.